Sarà un'edizione nel segno di Leonardo, lo storico carnevale dei figli di Bocco, in programma come sempre a Castiglion Fibocchi il prossimo 16, 17, 23 e 24 febbraio. Quest'anno infatti sarà collegato alle celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, un omaggio così alla figura dello straordinario artista che disegnò il ponte romanico nella carta della Val di Chiana e nello sfondo della sua celebre Gioconda. La 26ª edizione del carnevale dei figli di Bocco è un'edizione importante perché quest'anno abbiamo voluto dare risalto a Leonardo da Vinci. Leonardo, che quest'anno sono 500 anni dalla morte, e quindi noi abbiamo voluto riconoscergli qualcosa. Avendo vicino a noi a Castiglion Fibocchi il ponte Buriano, che è il ponte che Leonardo ha disegnato nei disegni della Val di Chiana e poi dovrebbe essere anche il ponte che è sul quadro della Gioconda, noi abbiamo pensato di fare qualcosa e quindi abbiamo organizzato per i giorni precedenti al nostro vero e proprio carnevale delle camminate da Castiglion Fibocchi fino a Ponte Buriano. Lì, una volta arrivati a Ponte Buriano, ci sarà la visita al museo, ci sarà la racconta storia che racconterà delle notizie su Leonardo, e lì a un certo punto onoreremo questo discorso di Leonardo. Il giorno 23 avremo anche le autorità che a un certo punto presenzieranno questa manifestazione e faranno poi il collegamento fra Arezzo e Castiglion Fibocchi. Sono le autorità di Arezzo e di Castiglion Fibocchi. Questo ponte è un ponte che fa un modo di passare da Castiglion Fibocchi per raggiungere Arezzo, quindi per noi di Castiglion Fibocchi è molto importante, e i figli di Bocco vogliono dare la sua parte. Le splendide maschere cucite e richiamate dalle sapienti sarte di Castiglion Fibocchi arriveranno anche in Piazza Grande. La fraternita rivolgerà l'invito alla Carnevale dei Figli di Bocco di venire con le loro splendide maschere qua nel palazzo, e nel periodo primaverile sarà dedicata una serata magica con la distribuzione delle maschere nei vari locali, nei vari piani del Palazzo di Fraternita, e la fraternita sarà aperta al pubblico gratuitamente. Passeremo una serata magica nel nome di Castiglion Fibocchi e di Arezzo.